Italo Giuliani, presidente della Polisportiva Libertas Iesi. A Iesi ha poco bisogno di presentazioni, ha fatto e continua a far fare sport a centinaia, ormai credo a migliaia, di ragazzine e ragazzine qui in città. Lo intervistiamo nella cornice del Caffè Imperiale di Piazza Repubblica. Allora, come sta questa Polisportiva Libertas Iesi? È attiva nel campo della pallavolo femminile, del taekwondo, della ginnastica artistica, e ricordami qualcosa se dovessi dimenticarlo. No, ricordi bene. Posso dire che quest'anno è per me un anno bellissimo, perché abbiamo aumentato i giovani che praticano lo sport, e abbiamo messo tutti gli allenatori, tutti i migliori allenatori che ci sono in giro nelle nostre palestre. Questo l'abbiamo fatto anche perché abbiamo nella pallavolo, non c'è più la prima squadra, che è formata da persone che vengono da fuori. Vogliamo sfruttare le nostre giovani, però abbiamo preso degli allenatori molto importanti, e abbiamo preso il preparatore atletico e l'osteopata. Tra l'altro, noi eravamo stati alla presentazione della formazione della Gastrichini, la prima squadra del settore pallavolo femminile della Libertas Iesi. Come stanno andando le cose? Allora, io avevo fatto un pronostico che i primi punti l'avremmo fatti a gennaio, perché la squadra era notevolmente ringiovanita, e perciò nello sport, come tu ben sai, vale anche non solo giocare bene, ma l'esperienza, tutte le altre cose. Invece posso dire che le cose sono andate benissimo, perché a questo punto noi abbiamo 17 punti, perciò è una cosa bellissima. E poi, ecco, devo citare che la squadra dell'Under 16 ha fatto l'ultima partita ieri, ha vinto il proprio girone e adesso va alle finali regionali. Un vivaio importante. Quante sono indicativamente le ragazze che fanno sport nel settore pallavolo femminile della Polisportiva Libertas? Allora, nel settore della pallavolo sono circa un centinaio, 100-120 di ragazzi, in più dopo c'è le prime squadre. Oh, però quello che mi piace, ecco, dire che troviamo molte ragazze, molte bambine nella ginnastica artistica. Quando io ed altri predicavamo di far venire bambini all'età di 5 anni, finalmente quest'anno si è avverato, e quello che dicevamo si sta dimostrando, che è una cosa che può bene solo il bambino. E c'è poi il taekwondo, che è un altro dei fiori all'occhiello della vostra realtà. Il taekwondo penso che quest'anno ha dato il massimo. Cioè, un nostro atleta è andato ai campionati italiani e è arrivato primo. È stato convocato con la nazionale italiana e è andato in Messico a rappresentare l'Italia nel mondo.